E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Oggi sono qua con il 407 della Bertolini e devo fresare. Ce l'ho qua per una giornata, lo voglio testare per bene, soprattutto voglio testare la fresa che ha il particolare che può scendere con una leva per indicare praticamente la profondità di fresatura. Sono molto curioso di vedere, lo testerò su tre terreni differenti: uno che è già stato lavorato, quindi va solo sfarinato, un altro che è stato lavorato a ottobre e uno che non ho mai toccato. Quindi basta, andiamo a vedere come lavora questa macchina. Ho installato la fresa al 407, una fresa migliore rispetto a quella che sono abituato nel 401. Questo lo vediamo perché possiamo regolare l'altezza, la profondità di fresatura. C'è praticamente una leva che ci permette di decidere quanto scendere. Il mio consiglio è: il primo solco facciamolo con la leva alzata, in modo tale che riesca un po' a entrare nel terreno, soprattutto se il terreno non è smosso da un po', e dopo possiamo scendere anche una buona profondità. Di sicuro abbiamo due vantaggi con il 407, che abbiamo il differenziale, veramente utile, soprattutto se lavoriamo in un terreno un minimo smosso, e dall'altra parte il peso, quindi abbiamo un peso maggiore e quindi ci tiene più schiacciati nel terreno. Oggi farò almeno direi 2-3 prove su un terreno già un minimo sfarinato, per capirci qua hanno girato le galline, quindi vedete è già abbastanza sfarinato, lavorerò più di profondità, lavorerò su un terreno che è stato lavorato circa ottobre novembre, quindi è un semi lavorato, e poi proverò a testarlo su un terreno proprio vergine che non è stato toccato da almeno 3-4 anni, così vi fate almeno un'idea su come lavora la fresa, quanti giri vanno fatti o altro. Quindi freso tutta questa parte e un minimo cerco di livellarla. Dopo ognuno di voi più o meno vede il macchinario come utilizza, si fa un'idea almeno per sapere la fresatura come va fatta. Comunque da manuale andrebbe fatta prima una aratura, quindi una vangatura, se la facciamo per pezzi piccoli di terra, e dopo la fresatura. Con macchine del genere a volte si può saltare lo step. Comunque vediamo ora. Allora, qualche osservazione a caldo. Ha visto che comunque il terreno non è sempre ben livellato. A metà della fresatura ho aumentato la profondità per vedere se reggeva bene, e ha retto veramente bene. Mi è piaciuto particolarmente nel pezzo un attimino dove ero inclinato,
In quel caso lì ho usato il differenziale perché c'era una ruota che doveva girare in modo diverso rispetto all'altra. Ora finisco di fare quel pezzo qua e diciamo il pezzo, oddio, la terra è, insomma, è sceso giù quei 40 centimetri, è bello sfarinato, quindi ci sta. È un'altra roba rispetto a 401, cioè è bello, pesa, va giù, ha molta più potenza, figo, veramente figo. Testo quella parte lì, che è la parte, diciamo, quella meno mossa. Questa parte qua l'avevo già smossa, quella lì è ferma da ottobre, e dopo proviamo con un terreno vergine, vediamo come si comporta. Vergine vuol dire che non lo tocco almeno da 2-3 anni, quindi ora, prima parte con terreno già un minimo smosso fatta, andiamo a vedere il terreno compattato da ottobre più o meno circa. Questo è terreno semilavorato e un passaggio scende giù quei 4-5 centimetri, quindi su un semilavorato dovremo passare almeno due volte. Comunque sfarina bene, grazie al gallo. Ora tenete conto che questa qua è anche erba, quindi comunque è normale che si radichi un pochino di più nel terreno, quindi qua farò una doppia passata. Quindi ora passo il doppio, finisco il coso, questo quadratino, e dopo passiamo al terreno proprio vergine. Se non attivo, qua. Le due prove le abbiamo fatte, anzi guardate quelle disgraziate là, gli ho appena girato un po' il terreno, vanno a becchinciare un pochino i lombriconi che ci sono, che così dopo non mi fertilizzano il terreno ma perché le mangio le galline. Ora, torniamo a noi, terzo punto, questo terreno qua non è mai stato smosso, almeno di sicuro da 3 anni, è un terreno abbastanza impaccato perché è argilloso, in più non è neanche stata tagliata l'erba, quindi vai, ora vediamo che cosa si fa. Magari parto con la fresa a settarlo un attimino più alta e dopo scendo in profondità. È un test, questa qua sarà un futuro spazio, infatti è già delimitato, dove farò successivamente l'orto estivo. Quindi non mi resta che accenderlo. La velocità che la setto sempre a 1, io sconsiglio di andare in velocità 2, è un po' troppo veloce per fresare la terra, per quanto invece con la trincia andava benissimo in velocità 2. Fresa l'attacchiamo, quindi niente, proviamo col test e vediamo come va a finire.
Allora, questo qua è la prima passata. Praticamente ha scorticato il terreno. Un piccolo consiglio, perché prima vi ho detto una cavolata. Vi ho detto che l'arpione della fresa l'avrei tenuto molto più alto. Tenendolo alto vedo che tende ad andare, probabilmente perché non è bene ancorato al terreno molto coltivatore. Invece con l'arpione più basso riesce a lavorare molto meglio, quindi non scappa, è sicuro, lavora molto preciso. Soprattutto io dovevo stare dentro queste linee e quindi non posso ballare troppo. In verità ha fatto un ottimo lavoro. Naturalmente questa passata, guardate, cioè c'è ancora erba, quindi ha tolto praticamente il primo strato, che per me comunque è importante, perché andiamo a fare una sorta di sovescio, cioè prendiamo l'erba e la rivoltiamo nel terreno. Quindi che cosa faccio? Secondo me ci vorranno almeno 3 o 4 passaggi per andare bene in profondità. Riporto indietro la macchina e faccio il secondo passaggio. Naturalmente se le mie galline non vengono poi qua, maledetta! Niente, andiamo a lavorare. Vai via di qua! Oggi direi che ci siamo. Ha lavorato per circa 4 ore di lavoro, ho fresato parecchio, 3 terreni differenti. Naturalmente mi aspetto che voi sotto nei commenti mi commentiate che motocoltivatore usate, che cosa, come fresate il terreno. Io devo dire che mi sono trovato molto molto bene. Il Bertolini ha sempre un po' questa caratteristica, che fa uno sfarinato, sfarina molto molto bene la terra. Non mi aspettavo che facesse così poca fatica nel terreno che non era mai stato lavorato. Di sicuro per fare comunque un lavoro buono andrebbe o un minimo girato o comunque è un minimo vangato, almeno prima, o ancora meglio andrebbe fresato a ottobre e ridato una fresatura a marzo. Questo qua è l'ottimale, perché per quanto scende bene in profondità, la macchina lavora bene o altro, ho visto che nel terreno che avevo già comunque un minimo rigirato a marzo, dove ci sono le galline, beh, ha lavorato molto meglio e il risultato proprio di sfarinatura della terra è molto visibile. Unico difetto di questa macchina è che è veramente ipersensibile. Che cosa vuol dire? Che dopo già qualche ora ci fate la mano. Però sarà che è nuova, sarà tutto, è proprio, è una Ducati. Avete presente? Le Ducati, le moto sono una figata unica, però sono proprio delicatine. Delicatine vuol dire che la sfiori e parte, non è una macchina proprio... E questa cosa qua è una cosa bella, naturalmente è un fatto di sensibilità, prendi un attimo una mano e dopo va. Cosa interessante sarebbe provare magari un motocoltivatore, così dopo un anno di utilizzo magari farò il video, chiederò a Bertolini di rimandarmelo, probabilmente sarà un attimino più dura da utilizzare. Ribadisco ragazzi, queste qua sono finezze. Quindi non mi resta che salutarvi, vi chiedo di commentarmi sotto nei commenti che motocoltivatore utilizzate, come fresate, come vi trovate. Se volete mandarmi anche qualche foto in Instagram è carino, io mi sono trovato molto bene. Se sei curioso di vedere un po' le indicazioni tecniche di questa macchina, è già uscito un video dove un minimo la presento, vedo le caratteristiche e comunque qua sotto c'è tutto in descrizione. E detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!